La ultima presentazione di questa mattina, un'altra coraggiosa che si leva la giacca per presentarsi. Our presenters are so brave that challenge, freezing challenge. Sei da sola? Gli altri non... Carlo, se vuole salire piuttosto che fare foto, no? Bene. Allora, è una quindi l'ultima presentazione che ci traghetterà felicemente verso il pranzo, e appunto, come vedete, di tre autori: Alessandra Moi, Carlo Bianchini e Andrea Marchitelli. E appunto, lascio a loro, non leggo il titolo perché è già a metà della presentazione, e quindi prego. Allora, l'argomento proposto in questo talk, ovvero le potenzialità, e lì devo alzare un po' la voce. L'argomento proposto in questo talk, ovvero le potenzialità e i limiti delle parole chiave nella produzione scientifica professionale, deriva da un'esperienza ben precisa. Negli ultimi 2 anni, infatti, il nostro gruppo, formato appunto da Carlo Bianchini, Andrea Marchitelli e me, si è occupato del caricamento in Wikidata dei metadati provenienti dalle riviste italiane di biblioteconomia. Durante questo lavoro ci sono stati diversi momenti di riflessione, alcuni dei quali dedicati alle modalità di strutturazione e gestione dei metadati all'interno dei sistemi delle singole riviste. Un ragionamento apposito è stato ovviamente dedicato anche alle parole chiave e in particolar modo all'impatto che le parole chiave hanno nelle strategie di ricerca e recupero degli articoli. Obiettivo primario di questo talk è dunque quello di evidenziare gli aspetti critici legati all'uso delle parole chiave nella produzione scientifica professionale e in secondo luogo di proporre delle possibili soluzioni, nonché di stimolare un dibattito che al momento è assente all'interno del panorama biblioteconomico italiano. Prima però di approfondire quest'uso specifico delle parole chiave, bisogna domandarsi da dove effettivamente derivi quest'uso. Come sappiamo, tradizionalmente la capacità di esprimere il tema di un'opera è stato sempre demandato alla stringa di soggetto. Negli ultimi anni abbiamo tuttavia assistito a una progressiva preferenza verso modalità semantiche e sintattiche più libere e quindi più vicine al linguaggio naturale e alle forme espressive degli utenti. Vi è da rilevare come questo passaggio si sia svolto in maniera concomitante alla diffusione del World Wide Web e dei social network. E in effetti uno degli elementi più caratteristici del web è il cosiddetto tag. Tag, che come sappiamo significa etichetta, e indica un singolo termine che viene associato a uno specifico contenuto. L'attività di assegnazione di tag, denominato anche tagging, può essere svolto da qualunque utente all'interno del web e di fatto è un'attività libera, priva di regole o vincoli di assegnazione. Ovviamente un'attività di questo tipo porta con sé sia aspetti positivi ma anche dei limiti. L'attività di tagging, in primo luogo come aspetto positivo, ha ovviamente una grande potenza numerica, in quanto qualunque utente del web può partecipare appunto a questa attività. Inoltre il tag per sua natura è solitamente formulato in un linguaggio semplice e di immediata comprensione. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, questi sono legati ovviamente al carattere incontrollato appunto del tagging. Sicuramente l'aspetto che pesa di più è quello legato a un incremento dei problemi legati alla sinonimia e polisemia dei termini del linguaggio naturale, che in un contesto multiforme come quello del web assume un peso ancora maggiore. Nonostante questi limiti, il tagging di fatto ha prosperato e si è spostato anche a settori più propriamente professionali. Siamo passati dal cosiddetto social tagging a quello che noi abbiamo chiamato author tagging. Con author tagging si intende quella tendenza a demandare agli autori, ovvero a coloro che sono tutti gli effetti creatori di un certo contenuto, la responsabilità di individuare uno o più tag, quindi uno o più parole chiave, per individuare i focus specifici della trattazione.
questa pratica dell'outdoor tagging è presente in particolar modo in associazione a certe forme della produzione scientifica e in particolar modo in relazione all'articolo scientifico. Infatti, una buona parte delle riviste attualmente esistenti prevedono come indicazione data agli autori che gli articoli proposti siano accompagnati da una o più parole chiave. Tra le altre cose, questa tendenza è maggiormente osservabile in quelle riviste che o sono native digitali o comunque prevedono una maggiore fruizione online. Vi sono dei motivi per questa presenza così importante dell'autor tagging? Diciamo che fondamentalmente esistono due motivi per il suo successo. In primo luogo, l'autore, essendo un esperto del dominio di cui tratta, conosce e sa usare nel miglior modo possibile la terminologia specialistica, dunque è meno probabile che incappi in degli errori terminologici. In secondo luogo, l'autore, proprio in virtù del suo ruolo, è colui che conosce meglio di chiunque altro gli argomenti degli articoli e dunque dovrebbe essere in grado anche di formulare le parole chiave più appropriate. Tuttavia, allo stesso modo del social tagging, anche l'autor tagging è un'attività spontanea, nel senso che l'autore è di fatto autonomo nella scelta delle parole chiave. E questo ha portato a una sorta di proliferazione di forme diverse nelle parole chiave, con degli impatti anche piuttosto significativi nella ricerca e il recupero degli articoli. A dimostrazione pratica di questa affermazione, anche in virtù dell'esperienza fatta concretamente, abbiamo svolto delle ricerche all'interno delle tre grandi riviste italiane di biblioteconomia, ovvero Agli Studi, Geris.it e Biblioteche Oggi. Queste ricerche si sono svolte utilizzando parole chiave diverse, dunque formulate diversamente, ma con lo stesso identico significato. Questi sono i grafici, riferiti a una specifica ricerca ovviamente, che mostrano come a fronte di una parola chiave piuttosto che di un'altra, i risultati siano stati numericamente diversi tra loro e in molti casi anche non sovrapponibili, ovvero gli articoli recuperati erano fondamentalmente diversi. Questo trend non solo è confermato, ma è addirittura risulta in qualche maniera peggiorato se da un contesto locale, ovvero quello della singola rivista, ci spostiamo in un contesto più vasto, come per esempio quello di Doajay. Doajay è una piattaforma che aggrega metadati che provengono da riviste di tutto il mondo, riviste in open access di tutto il mondo, e dunque possiede una grande, una quantità di dati decisamente maggiore. In questo caso le ricerche sono state ripetute utilizzando gli stessi termini visti in precedenza e il grafico è inequivocabile. Qui i dati e il numero degli articoli è assolutamente difforme tra le varie ricerche. Che cosa ci dicono in sostanza questi grafici? Ci dicono che l'utente di volta in volta è costretto a svolgere più tentativi di ricerca con l'obiettivo di avere una lista di articoli riferiti a un certo argomento che sia il più completa possibile. Questa impossibilità del controllo delle parole chiave, questa proliferazione di forme, ovviamente scaturisce da fattori ben precisi. In primo luogo da limiti nelle policy editoriali. Come abbiamo già detto, l'autore, allo stesso modo dell'utente del web, è autonomo nella scelta delle sue parole chiave, in quanto non segue delle indicazioni precise. Questo perché solitamente le riviste non hanno delle policy redazionali apposite per le parole chiave. Il secondo fattore è legato invece ai limiti dei software. Qui parliamo di software gestionali che vengono utilizzate dalle redazioni per la gestione del workflow editoriale. I maggiori software gestionali non offrono nessun tipo di funzione per il controllo delle parole chiave. Per esempio, le tre riviste italiane viste in precedenza usano tutte e tre lo stesso software chiamato JS, il quale, pur essendo un software largamente impiegato a livello internazionale, non ha alcuna modalità di controllo delle parole chiave che vengono immesse come stringa di testo. E infine abbiamo anche i limiti nelle piattaforme di ricerca, perché molto spesso le riviste sono prive all'interno dei loro siti web di modalità di ricerca dedicate per parola chiave. Per esempio, delle tre riviste italiane, solo Biblioteche Oggi ha una modalità di ricerca avanzata per parola chiave, mentre sia Gli Studi che Geris.it ne sono prive. E infatti noi abbiamo svolto le nostre ricerche utilizzando una modalità libera che tra le altre cose viene effettuata non solo su tutti i metadati strutturati dell'articolo, quindi il titolo, le parole chiave, l'abstract, ma anche sul full text. Quindi i dati visti in precedenza in realtà sono
inquinati un po' da questo fattore. Esistono delle soluzioni a questi problemi, noi abbiamo provato a suggerirne solo alcune ovviamente. In primo luogo sarebbe auspicabile prevedere delle politiche redazionali che supportino l'autore nella sua scelta. Tuttavia questa soluzione porterebbe d'altra parte un aggravio nel lavoro delle redazioni che, almeno in Italia ricordiamo, molto spesso sono formate da persone volontarie. Una possibile soluzione alternativa potrebbe essere quella di instaurare, di prevedere sì delle politiche, ma condivise tra riviste di aria fine, in maniera tale da avere un lavoro più condiviso. Il terzo suggerimento è quello ovviamente di spingere i produttori dei software affinché sviluppino delle funzioni dedicate al controllo delle parole chiave, funzioni che potrebbero essere le più disparate, dalla possibilità di inserire liste controllate all'interno dei sistemi fino a modalità di autosuggerimento rivolte verso gli autori. E infine offrire agli utenti dei canali di ricerca dedicati per parola chiave, in maniera tale che effettivamente le parole chiave inizino ad acquisire un senso anche in termini di recupero degli articoli. Ora, io concludo dicendo che sono stata la voce, diciamo, attuale, ma in realtà il lavoro è sempre stato, come dire, di gruppo tra tutti e tre.